Puoi. Benvenuti a tutti a questa serata di gala dedicata alla Lega dei Chiostri, due gli incontri in programma, le due semifinali. Il primo incontro a cui assisteremo vedrà scontrarsi sul terreno di gioco la formazione degli Astemi contro la formazione del Nando Socer. Probabilmente Orisi. No, Orisi è là, quindi... Con sul primo palo tentato ancora avvicinato e poi è il gol! Il gol degli Astemi, 1-0, il vantaggio, l'autore... Tordelli! Però è stata chiara la deviazione numero 8 in porta. Esattamente, sì, netta, anche perché poi è schizzato, era tutto solo in aria. Ferma la difesa del Nando Socer, che si è fatta colpire. Preparate, attenzione, sono subito al pari però. È stato leggermente cambiato per la Nando Socer, che parte con due difensori. Attenzione, un buon movimento sulla destra per Giovene, che però poi perde palla. Aggancia intanto Boldi, che temporeggia a centrocampo. Quindi si fa da parte benefico. Il sinistro di Uboldi, che gol! Che gol per il numero 9 degli Astemi, ha fulminato tutti. Ho sentito gli rigagliani. Adesso dalla distanza, deviato e gol di Grillo. Sì! Sotto la cop! Come il Nigno! Ha trovato la deviazione fortuita, però il tiro era sicuramente nello specchio della porta. Siamo per iniziare con la seconda frazione di gioco tra Astemi e Nando Socer. Ricordiamo 2-2 il risultato maturato nel primo tempo, dove le squadre non se le sono certo mandate a dire. Attenzione dall'altra parte, al limite Rain, al sinistro e gol sul primo palo, il pistolero non sbaglia quando prende la mira al numero 6 della Nando Socer, 3-2. Tanto cross e Tordelli fulmina tutti, subito la pronta risposta degli Astemi, calo di tensione determinante, non si può allentare così la presa dopo aver conquistato con tanta fatica il 3-2. È la palla da ferma ancora una volta di Tordelli, la Nando Socer inchiodata ancora una volta, Tordelli sul secondo palo. Ricordiamo, Tordelli è l'uomo che non conosce la paura. Il cross interviene, gol di petto del gol del vantaggio degli Astemi, Uboldi che riporta davanti gli Astemi al 14° minuto. Sì, siamo stati disattenti, alla fine le partite le perdi sugli episodi, oggi loro sono stati più bravi e fortunati. L'importante è dare tutto il massimo, secondo me, se continuiamo così, con questo spirito d'animo, ci aiutiamo l'un l'altro, siamo fortissimi, possiamo battere chiunque. Buonasera a tutti e benvenuti al Triestina Stadium per la seconda semifinale di giornata. E a Cipicchia Deportivo La Corugna, lo mette fuori in qualche modo Manfredi, con questa palla Gagliani per la Cipicchia, poi dentro la conclusione e il gol! E c'è un gran gol di Gagliani da centrocampo al numero 10 Orange, il tenore della Cipicchia, sblocca il punteggio. Dicevo, la Cipicchia è cresciuta molto in questa seconda parte del primo tempo, però la formazione in maglia arancione secondo me ci ha messo di più. Ci ha messo un po' di più degli avversari. Gagliani, Cosmas è scesa, c'è il gol! È sceso a doppio! 2-0! Palla dentro, si lotta a centrocampo, Jacopo la macchia, così c'è il gol! Si riapre il match! Solo l'invenzione lo poteva fare, ci ha pezzato ancora lui, l'uomo delle sportellate, Jacopo la macchia! Palla sull'otto destra per Calleri. Cross al centro a cercare Paleano, la deviazione sull'esterno però.
Si infiamma il match, Francesco, emozioni e dall'altro e dall'altro. E qua non è stata perfetta la marcatura del numero 21 della Cipicchia, che ha lasciato scorrere la palla, lasciando però l'opportunità a Paleari di colpire. È stato un po' sfortunato il giocatore del Deportivo, perché la palla è uscita di un solo. Aumentando la conclusione, Sciola prende la bellissima letta, gol! E c'è il 3-1! E c'è il 3-1! Teo, calmo, calmo, Teo! Prova ad attaccare adesso Wagner, lo scarico verso Corbetta, dietro per Armentano, Armentano larga a sinistra, Gagliani sulla fine destra, spazio la conclusione, palo di Gagliani! Che palo! Sì. Prendo responsabilità sul terzo gol, però penso comunque, faccio un complimento a tutti i miei ragazzi, ci siamo divertiti quest'anno. Insomma, siamo sempre lì, ogni anno ce la giochiamo fino in fondo. Adesso speriamo, insomma è difficile, gli Astemi sono un'ottima squadra, ci hanno già battuto una volta, ma noi proveremo a giocare con la cattiveria con cui abbiamo giocato oggi. Un bel duello con l'altra tifoseria, quella degli Astemi, non so se l'avete seguita. L'abbiamo seguita, abbiamo visto le loro coreografie, ma si limitano ai fumogeni e mi sa che sarà bello però vedere lo scontro tra le due tifoserie. Uno scontro però diciamo così, no? Ovviamente. Promettiamo una sorta di gemellaggio magari per la finale, che sarebbe la cosa più bella secondo me, dare questo messaggio ai ragazzi. E sarà quello che avverrà.